Ciao amici, una bella notizia. Lo sapevate che esiste la World Kindness Day, la giornata mondiale della gentilezza? È stata fondata nel 1998 e si festeggia ogni anno il 13 novembre, che è anche il compleanno di un mio amico. Ciao Virginio. È un giorno dedicato in cui festeggiare le buone azioni e ricordarsi di essere un po' più gentili. Un giorno di tregua prima di tornare ai soliti s**ti di sempre in con tutti. Già, purtroppo per molti è così. A qualcuno viene spontaneo essere gentile, qualcuno ha bisogno di un piccolo aiutino per ricordarselo. Invece, secondo la scienza, essere gentili fa proprio bene alla salute, sempre. Sì, genio, fa bene alla salute finché gli altri non se ne approfittano. Attenzione, essere gentili non vuol dire diventare il tappetino su cui tutti possono pulirsi le scarpe, non so se rendo l'idea. Io, per esempio, per essere gentile ho preparato un regalo per voi. Per vedere cos'è, arrivate in fondo al video, ok? La gentilezza è un mood interiore positivo da coltivare, è una scelta trendy e sana, amica anche della salute e del benessere. Perché fa stare meglio chi è gentile prima di tutto e poi contribuisce alle buone relazioni che creano benessere in senso globale. Tante belle parole, Simo, ma nei fatti? Ieri il capo ufficio mi ha chiesto di fare un'ora in più e io mica posso gentilmente mandarlo a quel paese? Brava, ottimo esempio. Qualcuno ci chiede di fare qualcosa che non abbiamo voglia di fare. Invece di reagire con stizza, rabbia e frustrazione, possiamo usare la gentilezza. Nella maggior parte dei casi, spiegare con gentilezza le nostre ragioni ci rende più convincenti, perché anche le altre persone sono invitate a usare la gentilezza automaticamente, a loro volta. Provare per credere! Se nonostante la gentilezza il capo ufficio proprio vuole farci restare un'ora in più, almeno avremo evitato un conflitto o un litigio, con conseguente rabbia, malumore e portarci poi brutti sentimenti a casa. Non si tratta di buonismo o ipocrisia, no, ma di benessere interiore e ne vale davvero la pena, piuttosto che stare male, no? E ora vediamo i benefici scientifici della gentilezza. Se vi piace l'idea, mettete per favore un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Antistress. Essere gentili allontana l'ombra dello stress e mantiene rilassamento e buon umore. 2. Fa bene all'organismo. La gentilezza è salutare per il cuore in tutti i sensi. Abbassa i livelli di pressione sanguigna e previene e riduce le malattie cardiovascolari. 3. Antidepressiva. Aumenta il livello di autostima, fa sentire più a proprio agio e mette al riparo dalla depressione. 4. Antidoto alla tristezza. È stato riscontrato che la gentilezza aumenta i livelli di serotonina, che porta maggiore felicità e maggiore calma in chi la vive. 5. Antidolorifico naturale. La gentilezza favorisce la produzione di endorfine, che proteggono il cervello dal dolore e stimolano le aree del piacere della vita. 6. Scaccia la solitudine. Essere gentili aumenta le possibilità di fare amicizia e socializzare. Così si creano legami positivi e duraturi con interazioni costruttive reciproche. 7. Crea una catena sociale di gentilezza. La gentilezza è contagiosa. Se ognuno di noi fosse sempre gentile, sicuramente l'ambiente intorno sarebbe portato o costretto a imitarlo. C'è una grande differenza tra essere gentili ed essere sempre arrabbiati e scorbutici. Essere sempre arrabbiati e scorbutici ha molti svantaggi. Non conviene, guardate qui, cattivo umore, rughe d'espressione per la faccia sempre corrucciata, problemi digestivi per lo stress, problemi circolatori, il cuore si contrae, relazioni difficili e tensioni al corpo. Essere gentili invece ha tanti vantaggi. Buon umore, meno rughe perché il viso è più disteso, senso di relax, buona circolazione, relazioni felici e corpo e mente più rilassati. Beh, se la metti così. E voi amici, passate più giornate colorate di gentilezza o di malumore? Scrivetemelo nel sondaggio qui in alto, sono curiosa e tanto è anonimo.
Per ricordarvi di essere gentili, non che voi non lo siate, ma un ricordino in più fa sempre bene, in descrizione c'è un link al mio sito dove potete scaricare gratis il regalino che vi ho promesso. Ci sono tutti i benefici della gentilezza e la mia card della gentilezza. Potete usarla come sfondo del telefono oppure stamparla e usarla come segnalibro, o insomma metterla nel portafoglio, averla sempre con voi. Io l'ho appesa allo specchio del bagno, così ogni mattina mi ricorderà di essere gentile con me stessa e con gli altri. Ora condividete questo video con i vostri amici, diffondiamo la cultura della gentilezza, che in Italia ce n'è bisogno, e aiutiamo le persone a vivere meglio. Per seguire tutti i miei video di crescita personale, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Andate sulla playlist dedicata con tutti i miei video su questi importantissimi argomenti che ci fanno vivere meglio. Se volete contribuire al mio progetto di divulgazione dei principi della vita trendy e sana, abbonatevi gentilmente al mio canale. Grazie! E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! È finito! Bye! Namaste!